Il quarto apparato è un presidente JFK2. E mi scrive qui: prova in RX7X, controllo generale. Se non va, riparare. Migliorarlo in watt e modulazione. Controllo allineamento di frequenza se necessario. Luci frontalino. Mi sembrano scarsi. Io le vedo buone le luci. Andiamo a toccare lì il frontalino per cambiare le luci. Non ci raccapezziamo più. Può finire che facciamo qualche guaio. Protezione e schermature interne per radiofrequenza dove è necessario. Non servono le protezioni qua, non mettiamo eco, niente. Quindi, nelle condizioni in cui si trova, io onestamente questo è il primo che mi capita per le mani, apparato simile, JFK2. Quindi adesso dopo che facciamo le prove, mi devo andare a studiare se lo trovo. Lo schema elettrico per vedere come si può migliorare. Allora. Oh là! Siamo con la massima, sì. Andiamo con la minima. Oh là! Oh là! Quella è la potenza, quella è la modulazione. Vediamo se riesco a misurare la frequenza mettendo la sonda esternamente. Si è spostato pure di frequenza, poco poco mi è spostato. Ma questo non dovrebbe essere un problema perché probabilmente c'ha il compensatore per riportarlo in frequenza. Adesso lo apro e vediamo. Questo è il suo interno. E come possiamo vedere tutto in SMD, quindi non è che si può fare molto. Vediamo cosa dice il manuale di servizio, se lo trovo, e lo schema elettrico per vedere se possiamo migliorarlo. Spero di aver risolto. Allora, adesso che è aperto, c'ho la sonda lì, controlliamo la frequenza. Abbiamo riportato in frequenza, adesso lo chiudo e lo proviamo. Volevo aggiungere, Carlo, che adesso i canali normali da 1 a 40 sono sulla A. Allora, siamo con la potenza minima. E questa qua. E io la suono in FM e mannaggia, quanti problemi. Abbassiamo lì, se no mi innesca. Questa è la potenza minima. Ola! Adesso la modulazione, vedi com'è, vedete com'è. Ola! È migliorata di parecchio. Andiamo con la massima. Sta Sono 12 watt la modulazione. Ola! Tocca i 30 quasi. Ola! Ola! Quindi diciamo che pure questo è pronto, quindi lo chiudiamo, nel senso che metto la vite, lo metto da parte e passo al prossimo.